poveri dirigenti non ce la fanno più. Sono dirigenti scolastici e sono arrivati a Roma questa mattina da tutta Italia. Si sono ritrovati davanti al Ministero dell'Istruzione per accendere i riflettori sulle difficili condizioni in cui sono costretti a lavorare. Io personalmente ho due scuole in due paesi diversi, 11 plessi, 2200 alunni fra le due scuole. Sindaci di medio-grandi città. Non siamo semplici dirigenti, il dirigente ha dipendenze di 6-7 persone, noi è qualcosa di anomalo, noi dovrebbero triplicare la retribuzione, non equipararla. Il nostro contratto veramente è il peggior contratto del pubblico impiego. Chiedete di non poter intervenire sulla sicurezza. Perché gli edifici non sono di nostra proprietà, per esempio le scuole superiori, cioè, ci sono gli enti provincia che come sapete sono anche in grossa crisi, non hanno più risorse. E qualunque necessità noi manifestiamo, devono essere loro a risolverla. Sicurezza, responsabilità, contratto di lavoro e burocrazia. Le questioni messe sul tavolo del ministro Valeria Fedeli in un incontro nel primo pomeriggio sono state molte. E dopo la minaccia di uno sciopero della fame, qualcosa è stato ottenuto. Innanzitutto apriranno quanto prima le trattative per il contratto. A parte la questione economica, quella normativa a partire dalla revisione dell'81, cioè dalla legge sulla sicurezza. Promesse che non manderanno via i dirigenti scolastici. Il presidio davanti al Ministero infatti continuerà fino a venerdì e giovedì altre sigle sindacali hanno già indetto scioperi e manifestazioni. Segnale di un disagio generalizzato del mondo della scuola che non riguarda solo i dirigenti scolastici.